Ci troviamo oggi davanti alla struttura, alla casa di riposo di via Casal Boccone 112, perché vogliamo sapere perché la casa di riposo chiude. Attualmente nella casa di riposo ci sono circa un centinaio di anziani e nella villa, comunque nella casa, lavorano circa una sessantina di persone. Ottima struttura, qui diciamo hanno curato anche molti anziani per quanto riguarda la malattia, l'Alzheimer. Un po' in stato d'abbandono e adesso qui si sono mobilitate sia per qui abitanti vicino, sia troveremo politici, sia comunque mamme e genitori di anziani che stanno qui da oltre 20 anni e comunque adesso dovrebbero queste persone poi portarle e dislocarle in altri casi di riposo dopo tanti anni. Allora, il signor Carlo Fontana deve sputare un rospo perché lui fa parte del comitato di lavoro qui della casa di riposo. Allora, noi vogliamo raccontarvi la storia in breve. Praticamente questa casa di riposo dopo 40 anni la giunta Alemanno la vuole chiudere. Le modalità di chiusura sono state aberranti, sono state raccontate agli ospiti favole su possibili riduzioni di retta, su spazi qualunque volessero loro. A 20 giorni dall'ipotesi di chiusura si sa che queste strutture non esistono. Il bando privato del Comune di Roma è andato deserto e gli ospiti sono stati costretti a firmare sotto minacce il loro trasferimento. Sono loro che chiedono il trasferimento in un'altra struttura del Comune di Roma. Cioè, questo ci sembra un sopruso rispetto a gente che ha una media di 90 anni. Per quanto riguarda i lavoratori, fino ad oggi la ricollocazione è incerta per 50 persone. Secondo noi questo è il primo atto per la chiusura di tutte e tre le case di riposo del Comune di Roma, in cambio di un servizio privato. A questo noi diciamo no in maniera forte. Ma qui, se mettiamo, spostano tutte queste persone, i lavoratori, cosa ci verrà qui? Non lo sappiamo, questo è l'altro dato che ci spaventa, non sappiamo assolutamente che cosa succede di questa struttura, anche perché qui c'è un vincolo della casa di riposo Roma 2 sulla gestione della struttura, perché deve essere una casa di riposo. La struttura è stata consegnata al Comune di Roma 40 anni fa per farci una casa di riposo del Comune di Roma. Ma dov'è il nonno? Nonno, andiamo alla giostra! Nonno, dov'è il nonno? Ha fatto la valigia e se n'è andato, perché la nuora non lo vuole più. È troppo vecchio, troppo malandato, con i bambini non ce la fa più. E il vecchietto dove lo metto, dove lo metto, non si sa. Mi dispiace ma non c'è posto, non c'è posto. Io non mi muovo da qua. Lei non si muove. Io non ho fatto niente, non ho firmato niente. Io mi metterò qui con la morte di un figlio che ho perso. Stavo con mio figlio. Purtroppo dopo sono andata a finire in una cassa di cura per un forte esaurimento nervoso e dopo ho deciso di venire, anche se ho altri figli, però io a me mi manca quel figlio, abitavo con questo figlio, non perché agli altri non li voglio bene, sono i miei figli, però hanno i loro problemi, la quale una c'ha con una bambina di 7 anni con delle malattie congenite e non può guardare a me, deve lavorare e guardare la figlia, le figlie, ce n'ha 3. E per cui io sono venuta non si muove, qui. Signora. Io no, non ho fatto niente, non farò niente. Mi deve portare via la polizia. Quando verrà la polizia me ne andrò. In qualche posto mi porteranno. I vecchi senza un corpo, i vecchi senza una carezza, i vecchi un po' contadini che nel cielo sperano, devono il cielo, voci bruciate dal fumo e dai grappini di uno. Enzo Baglioni, mi sputi un rospo, lei sta in questa casa di riposo e vogliono mandarvi via, perché? Perché il comune, vai a dire al comune, mica lo devi dire a noi. A noi troppo abbiamo fatto delle manifestazioni. Ne ho fatte 4-5, sempre le stesse cose, le stesse cose. Lei non si muove comunque. Con la forza te devi muovere per forza. Chi è che ha la forza contro una persona anziana? Ma come chi? E se no come fanno a buttarci fuori? Ma stamattina sono stati già portati via delle cose? No, niente. Ancora niente? Lei signora, pure lei sta all'interno? Anche io. Siamo qua. Da quanti anni? Sono 6 anni finiti. E per cui?
cui uno, cioè, la gente è disperata perché comunque... Nessuno... Certo, noi qui ci siamo fatti una vita, stavamo benissimo, stiamo bene. E mo ci portano dentro un buco, senza il bagno fuori, che cioè, la notte ci dobbiamo alzare e andare fuori al gabinetto. Lei, signora? È la stessa cosa come lei. Questa è la sua amica? Sì. Io devo fare un anno ancora che sto qua. È giovane allora lei? Eh? Io? No, non sono giovane. Signora, dovete fare una bella manifestazione, tutte facendo. Ragazzette agguerrite. Stiamo facendo. Fatti. Sono le donne che fanno, cambiano il mondo. Beh, la speranza, signora, è l'ultima. Vediamo, la speranza è l'ultima a morire. È oggi, altrimenti dobbiamo andare via. Vediamo. Signora, allora, mi sputi un rospo, lei fa parte di qui? Io non sono una... Io ho fatto una battaglia in questo territorio sia per la casa di riposo, cambiando il regolamento, dando una dignità agli anziani che vivevano in casa di riposo, che non era l'ospizio, sia per l'apertura del centro geriatrico. Vedere che si chiude così, senza tener conto minimamente delle persone, e vedere questa mattina che caricavano i comodini, i sacchi di plastica su questi furgoni, l'ho trovato una cosa assolutamente indegna di una società civile in cui ci si dimentica che si è persone fino alla morte, si è persone fino alla morte e c'è una loro dignità e soprattutto lì c'è il centro Alzheimer, al centro, cioè chiudere il polo geriatrico e del quarto municipio senza alternative. Perché prima si chiude e poi si cercheranno le possibili soluzioni di dove ricollocare questi servizi, lo trovo assolutamente vergognoso. Poi oggi su Repubblica mi sembra c'è in una delle pagine interne la denuncia che negli ospedali ci sono troppi ricoveri impropri. Allora, bisogna essere coerenti, per evitare i ricoveri impropri si devono fare una serie di azioni preventive. Il costo di ristrutturazione in termini proprio di soldoni, se vogliamo metterla così, della struttura questa qui, non è che sia costata poco al comune per quando hanno fatto la ristrutturazione. Chiuderla così all'improvviso mi sembra proprio una cosa immorale. Parliamo di sprechi? Io sono contro gli sprechi. Voglio fare una battaglia di razionalizzazione dei servizi. È importante farla, i soldi non si buttano, però poi dopo, nel momento in cui si fanno le spese di ristrutturazione di alcune strutture, non si possono chiudere con la superficialità con cui si è chiusa questa struttura. Come si chiama lei, signora? Io mi chiamo Maria Teresa Ellul, sono stata presidente della Commissione Servizi Sociali di questo municipio, faccio attività sindacale e politica di volontariato all'interno del territorio. E lei non si sposta da qua? Io di qua devono passare sul mio corpo e devono riportare le cose nelle... Roberto, lei lavora dentro questa struttura dove ci sono tanti anziani, comunque da tanti anni che stanno qui e dovranno essere spostati. Sputi un po' questo rospo. Se uscisse fuori il rospo, allora sputerei veramente, comunque è uno schifo. Come la stanno prendendo questi anziani? Male, malissimo, malissimo, sono veramente disastrati e hanno del terrore dentro che cioè, non ci voglio neanche pensare, perché cioè, mi si stringe proprio il cuore per vederli così. Se potessi fare qualcosa contro il governo italiano, non mi sento italiano, potrei fare tutto, guarda. Cioè io giuro, veramente, cioè, mi vergogno cioè, anche che parlo italiano, vorrei parlare pure straniero, se potessi fare un'altra lingua. Cioè questo qua all'estero forse non succede. Tutti vengono in Italia perché pensano che l'Italia sia il paese, insomma, diciamo, quello migliore, quello bello, invece... Gli anziani sono indifesi e devono essere rispettati. Purtroppo se anche noi siamo vicino, stiamo cercando solo di aiutarli, sia loro che ovviamente... Un lavoro anche di noi. Missione questo. Esatto, anche noi, perché voglio dire, è come se per caso vedessi mia madre o mio padre, che da lì magari presi, magari portati da un'altra parte. È assurdo, anche questi che può darsi pure c'è gente che hanno bisogno... Ma poi con noi hanno avuto insomma, diciamo, un vissuto, cioè, ci prendono proprio come figli, ridiamo, scherziamo, ci parliamo, ci arrabbiamo, cioè viviamo proprio in sintonia, in simbiosi con loro. Signora, allora, come si chiama lei? Io mi chiamo Assunta Viotti. Mi dica, signora, com'è, che cosa sta provando? Sto provando un grande dispiacere grosso, c'ho il fegato a pezzi, tutto.
sono ammalata e mi faccio tutto da me, mi arrangio da me, però troppo grossa è questa, troppo grossa. Senti, i suoi figli, signora? No, i figli non ce l'ho. Alle amicizie, ormai è una vita. Amicizie, beh certo, noi ci conosciamo, io sono 12-13 anni che stiamo qua, io almeno. A me mi hanno cacciato già da un altro istituto dei Giacconi, capito? Ecco, prima ritornate là e poi ci hanno fregato. Anche quando ci buttiamo via, per rabbia o per vigliaccheria, per un amore inconsolabile, anche quando in casa è il posto più invivibile, e piange non lo sai che cosa vuoi, credi c'è una forza in noi amore mio, più forte dello scintillio di questo mondo pazzo e inutile, è più forte di una morte incomprensibile. Questa nostalgia che non ci lascia mai, quando toccherai il fondo con le dita, a un tratto sentirai la forza della vita che ti trascinerà con sé. Amore, non lo sai, vedrai una via di uscita. Touch it.